Niente scuse, sabato 18 maggio alle 3 ci vediamo in Piazza Duomo a Milano. Buonasera Ministro. Buonasera. La vedo abbronzato, non è che mi diventa nero, eh? No. È la strada, è la gente. Ieri in Veneto, stamattina a Foggia, oggi pomeriggio a Potenza, siamo in collegamento da Napoli. Ah, ecco. Io ho sentito la sequela di insulti da parte di Di Maio. No, ma ne parliamo dopo di quelli. Prima di Grillo, parliamo di cose serie. Dei 5 Stelle, sì. Di Renzi. Vai, sì. Io lavoro, lascio sì. Che gli altri chiacchierino, io lavoro. Ne parliamo dopo di quello, ma prima parliamo di cose concrete, serie, diciamo. Allora, poi parliamo anche di quello, perché per fare queste cose ci vuole un governo che vada d'accordo. Ma a me interessano sostanzialmente all'inizio due cose. La prima, prego. Decreto sicurezza bis 2. Ce la fate a farlo e in cosa consiste o no? Noi siamo pronti. Come ministro ci ho lavorato, i ministri della Lega sono pronti. Vedo che da parte dei 5 Stelle c'è qualche no. Qualcuno dice addirittura che se ne può parlare più avanti. Cosa c'è dentro questo decreto sicurezza? Ecco, lo dico c'è? A chi ci guarda da casa che non fa il ministro. C'è un intervento contro la camorra. Sono a Napoli. Ci sono 12.000 delinquenti e camorristi condannati che però, siccome manca personale nei tribunali, non sono in galera ma sono a spasso. E poi magari sparano, feriscono bambine, commettono rapine. In questo decreto ci sono i soldi e ci sono le assunzioni del personale che aiuterà i tribunali a iniziare a mettere in galera questi 12.000 delinquenti che altrimenti poliziotti e carabinieri arrestano e poi si trovano a spacciare nello stesso giardinetto. Ma non solo per dopo. Napoli ovviamente. No, per tutta Italia. Ecco. A Torino vi ricordate il caso di cronaca ai medi Torino di quell'immigrato condannato che ha ucciso mentre doveva essere in carcere e non era in carcere perché il tribunale non aveva abbastanza personale. Ditemi voi se non è urgente, se non è urgente mettere in galera i condannati, che cos'è urgente? Il conflitto di interessi. Okay. Adesso siamo seri. C'è l'aggravante per chi aggredisce poliziotti, carabinieri, pompieri e infermieri in servizio. Perché ci sono autisti di ambulanza aggrediti, vigili del fuoco aggrediti, poliziotti insultati aggrediti. Non è da paese civile. Se aggredisci un uomo o una donna in divisa, vai in carcere. Okay. Sull'immigrazione ci sono le intercettazioni per bloccare gli scafisti a terra e poi c'è una multa, il sequestro dell'imbarcazione per chi mette a rischio delle vite non rispettando le indicazioni. E le leggi. Faccio cioè un esempio multa, concreto. Anche, è stasera. Cosa, ecco, è quella cosa della sì, multa di 50.000. Faccio un esempio concreto, Paolo. Sì, sì, stasera c'è una nave di una ONG tedesca che batte bandiera olandese che ha raccolto alcune decine di immigrati che è a 40 miglia dalla Libia, 40 miglia da Malta e 100 miglia dall'Italia. Sì. Se tu hai a cuore la vita di quelle persone, dove vai? Vai nel posto più vicino. Sì. O vai a Malta o vai in Libia. Non è che fai il doppio della distanza per arrivare in Italia. In Libia non è proprio questa è l'indicazione che è stata data a questa nave. Appunto, se uno invece volesse arrivare in Italia, ti multo e ti sequestro l'imbarcazione perché non sei un soccorritore, ma sei un potenziale assassino e un aiutante degli scafisti. E io dei trafficanti di esseri umani che mettono a rischio la vita di donne e bambini sono stufo. Senta, quindi dimmi cosa tu se risponde, non è urgente un progetto di questo genere. Cosa risponde alla Corte Europea che ha detto che non possiamo rimandare indietro gli immigrati che rischiano, tornando indietro, di essere torturati e sottoposti ad altri, diciamo, e subire altri reati a loro danno? No, che un conto è essere buoni e un conto è essere fessi. Io accolgo donne e bambini che scappano dalla guerra, ma se un richiedente asilo che è qua in Italia viene beccato a spacciare o a stuprare, viene rispedito nel suo paese. Europa sì o Europa no? E questo è un buon motivo per scegliere un'Europa diversa votando Lega domenica prossima, perché non è possibile che da Bruxelles o da Strasburgo
arrivino genialate di questo genere. L'Europa va cambiata oppure muore. Senta, guardi, poso anche i fogli perché, le spiego perché li poso, no? Perché la domanda che le faccio ora... Dica. Ecco, è una presa per i fondelli che l'Italia subisce da decenni, cioè calare la pressione fiscale. Va bene? A volte è diventata una barzelletta. Non per cali sostanziali. Allora, da questo punto di vista, lei ha detto in alcune occasioni, io mi sono occupato da ministro dell'interno di quello che avevo promesso in campagna elettorale, ho fatto altre cose che poi lei ha descritto, ora è l'ora di metter mano alla pressione fiscale, ok? In che senso, in che tempi e in che dimensioni? Guardi, io ho promesso agli italiani di controllare l'immigrazione e gli sbarchi sono calati del 90%. Okay. Di assumere poliziotti e carabinieri, l'abbiamo fatto, i reati sono calati del 15%, adesso l'emergenza sono tasse e lavoro. Avevo promesso di mettere mano alla legge Fornero con quota 100, l'abbiamo fatto. Avevo promesso di mettere mano a Equitalia e con la pace fiscale abbiamo liberato 2 milioni di italiani dalle cartelle di Equitalia, adesso le tasse. Abbiamo fatto l'esperimento della flat tax, della tassa al 15% per partite IVA, artigiani e piccoli imprenditori che fatturano fino a 65.000 euro, è stato un successo, tanto che nei primi tre mesi di quest'anno hanno aperto 200.000 nuove partite IVA, perché c'è gente che ci prova, dice se lo Stato mi fa pagare solo il 15% mi metto in gioco. L'obiettivo è questo 15% di estenderlo ai lavoratori dipendenti e alle imprese, con un piano alla Trump, con un piano coraggioso su cui... prevengo, l'Europa dirà di no, l'Europa questa se non cambia dirà di no, non potete perché avete il deficit, perché avete il debito, non potete sforare il 3% e lo spread e se l'Europa le dice di no, del che coraggio. Fa, no, l'Europa può cambiare, gli italiani la possono cambiare l'Europa il 26 maggio. Io mi rifiuto di crescere dello 0,2% e di avere la disoccupazione al 10%. Voglio un piano rivoluzionario di taglio delle tasse, perché sicuramente se la gente lavora, compra e paga le tasse. Se la gente non lavora, non compra niente, i negozi chiudono. L'Europa mi dice di no oggi, tra un mese se l'Europa cambia vedrai che mi dice di sì. Ma nel caso in cui in Europa non riuscisse a cambiare le regole del gioco, che fa? Si candida in America? No. Andrò avanti come governo italiano. Sull'immigrazione, se io avessi dovuto aspettare l'Europa, ne sarebbero sbarcati altri 200.000. Di questo ho fatto atto. Da solo, mi è costato denunce, mi costerà un processo, non mi interessa e l'ho fatto per il bene del paese. Sulle tasse sono pronto a correre lo stesso rischio per il bene degli italiani. Senta, se la regia mi fa vedere questi striscioni che mettono in tutta Italia, se si vedono, se la regia li manda, eccoli qua, non sei il benvenuto, torna a casa tua, uno ha scritto, vieni a prendere, sono al quinto piano, non ci arriverà, eccola, portatela lunga la scala, siamo al quinto piano, questa Lega è una vergogna, eccetera, eccetera. Allora, lei come la... Cioè, cosa significano per lei questi striscioni qui? No. Ma fino a che sono simpatici, sono anche divertenti. Quando scrivono sui muri, sparate a Salvini, Salvini muori, Salvini crepa, impiccate Salvini, Salvini a Piazzale Loreto, Salvini come Mussolini, Salvini a testa in giù, lì non è più... quando si parla di fascismo, di razzismo, odio i leghisti, odio i razzisti, quello non è critica. Quella è minaccia, quello è insulto, però ho scelto di fare il ministro, sapevo che combattere mafia, camorra, 'ndrangheta, occupazioni abusive, spacciatori di droga, trafficanti di immigrati clandestini mi avrebbe comportato qualche attacco, non mi interessa Paolo, vado avanti, non d'accordo. Mi fanno paura, d'accordo. Io combatto per il mio paese, poi ognuno scriva quello che vuole. Ma mi dica una cosa. Secondo lei perché a sinistra ci sono questi... hanno scelto un nuovo avversario? C'era l'avversario di certa sinistra, di certa stampa,
di certi pezzi di potere era Berlusconi per 20 anni, e adesso qualunque cosa è colpa di Salvini, se piove è colpa di Salvini, è il fascismo è colpa di Salvini, il comunismo è colpa di Salvini, se uno prende 4 a scuola in matematica perché non ha studiato è colpa di Salvini. Io vado avanti a combattere la mafia, punto, basta. Senta, mi dico una cosa, facciamo un inciso, ho letto che era rimasto molto male perché le avevano rubato il pupazzetto di Zorro a scuola. All'asilo, sì, all'asilo. A me rubarono Ercolino sempre in piedi. Quando andavo all'asilo in via Massena a Milano, sì, me lo ricordo ancora, sono passati 40 anni. A me rubarono Ercolino sempre in piedi, che era una cosa che si vinceva quando si mangiavano i formaggini mio. Io ne ho mangiati tanti, si vede anche. E mi rubarono il coso lì. Io l'avrei rimpatriato quelli che me l'ha rubati, Vabbè, fra bambini lo scherzo ci sta, l'importante è non rubare da adulti. L'importante è non rubare da adulti. Poi per quanto riguarda i bambini, permettimi di ricordare questo, proposito di vita reale. Prego. Verrà approvato, spero, settimana prossima, una proposta della Lega che finanzia finalmente la possibilità di mettere telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di riposo, per proteggere bimbi, disabili e anziani. Va bene. Bimbi, disabili e anziani. Senta, Salvini, allora, per fare tutte queste cose occorre stare al governo. Per stare al governo occorre andare d'accordo con i propri partner di governo. Naturalmente in tutti i governi c'è stata discussione, questo da quando c'è la Repubblica, non è che all'interno del governo De Gasperi non litigavano, da lì in poi hanno sempre litigato, d'accordo, e questo si sa, perché ci sono visioni diverse, perché sono coalizioni, eccetera, eccetera. Però oggettivamente il livello di, man mano che ci si avvicina al 26 benedetto delle elezioni europee, il livello di scontro francamente insomma è un po' alto. Ora non è che sono tutte scaramucce. Allora lì come che è, Salvini, che si, dopo le elezioni che fa? Ma guarda, spero che i 5 Stelle la smettano per cercare di recuperare nei sondaggi, di insultare tutti i giorni. Oggi ho letto che Grillo ha detto: Salvini lo manderei a lavorare a calci in culo. Sì. Amico mio, non è che io stia facendo dei picnic in giro per l'Italia. Sono qua a Napoli a combattere la camorra, sono stato nell'Aspromonte a combattere l'Andrangheta, a Corleone a combattere la mafia, e gli spacciatori di droga li voglio cancellare dalla faccia della terra e mettere in galera uno dopo l'altro. Quindi se questi 5 Stelle continuano a insultare, spero che la smettano, anche perché i no non ci portano lontani. Di Maio e 5 Stelle, no all'autonomia, no alla riduzione delle tasse, no al decreto sicurezza, no alla TAV, no al metano, no al gas, al treno fra Brescia, Verona e Vicenza. E se non smettono? Non è che puoi dire solo no. Sì, e se non smettono? No, ma spero che la smettano, perché gliela facciano smettere gli italiani. Ministro, ci pagano speranza, lo stipendio per lavorare e per fare. Ascolti, non per disfare e insultare. La speranza, io non rispondo. Però la speranza è l'ultima a morire, ma chi vive sperando muore penando. Allora, guarda, voglio dire, sa, la speranza è speranza, però questi continuano, lei che fa? No, io sono orgoglioso di quello che sto facendo per il mio paese, con tutti i miei difetti. E questo non c'è dubbio. Con tutti gli errori che ho fatto. L'unica cosa che non accetto e non ammetto è che si discuta sulla mia onestà. Quindi lezioni di moralità e onestà non ne prendo da nessuno, anche perché i 5 Stelle, se devono far dimettere tutti, hanno avuto per anni il sindaco di Roma indagato, su cui noi non abbiamo mai detto nulla. Quindi la doppia morale, colpevoli o innocenti, a me non piace. L'invito, oggi l'ho lanciato qua da Napoli, con magistrati, forze dell'ordine, col sindaco, un piano di unità nazionale che sto preparando per combattere mafia, camorra e 'ndrangheta, che unisca tutti i partiti, che unisca tutti gli italiani. Spero che almeno su questo le opposizioni e gli stessi 5 Stelle mi dicano sì.
perché ho come l'impressione che qualunque cosa dica Salvini qualcuno deve dire no a prescindere. Senta. Sulla mafia spero che il paese sia unito, perché è un cancro da estirpare città per città, da nord a sud. Quindi cosa risponde a Di Maio che le ha detto di mettere dalla Lega il sindaco Giambattista Fratus di Legnano, che è stato arrestato? Sindaco, io ho fiducia nella magistratura, per carità di Dio, però faccio il ministro dell'interno, mi alzo la mattina, il mio problema sono gli spacciatori di droga, quindi gli dice di no. e i delinquenti. Non ho tempo per commentare le indagini e quindi mi guadagno il mio stipendio, a giudicare dai consensi degli italiani, discretamente combattendo i delinquenti in questo paese. Spero che tutti gli altri ministri parlino di meno e lavorino di più. Senta Salvini, ho visto che ha litigato con un po' di colleghi, Fazio, Mentana, il direttore del TG1. Quando è che si fa una bella litigata io e lei, ma di quelle da Toscana a Lombardo? No, ma ho solo espresso un dubbio, se sia giusto che un conduttore pagato dagli italiani, tu Paolo sei su una rete privata, non so cosa guadagni, non mi interessa, spero tanto, perché mi sembra che tu faccia bene il tuo lavoro con ottimi risultati, però non sei pagato dagli italiani, sei pagato dalla tua azienda privata. Sì. Il signor Fazio è pagato da 60 milioni di italiani che pagano il canone per fare politica di sinistra e prende 3 milioni di euro all'anno. Secondo me è un eccesso, è immorale nei confronti di tanti altri giornalisti e lavoratori italiani. Uno stipendio come quello per fare politica in televisione. Tutto qua. Un'ultima domanda, Salvini, le faccio tra me e lei, tanto non ci sente nessuno. Se io vado in Rai e faccio una trasmissione di sinistra, mi date 3 milioni anche a me l'anno? No. Puoi essere simpatico quanto vuoi, ma la Lega ha presentato una proposta di legge su cui per il momento tutti tacciono, 5 Stelle compresi, per mettere un tetto ai mega stipendi della Rai. Va bene. Perché non è possibile guadagnare certe cifre alle spalle degli italiani. E quindi spero che venga approvata questa legge. Grazie, Ministro, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Un abbraccio. Pubblicità, a tra poco. Niente scuse, sabato 18 maggio alle 3 ci vediamo in Piazza Duomo a Milano.